Napoli ha tanto da dire sull'artigianato e tante eccellenze, basti pensare alla moda, ai pastori o semplicemente anche all'arte orafa, quindi siamo molto contenti di ospitare la presentazione di questa giornata del 15 aprile con un'attenzione che come Comune di Napoli stiamo avendo non solo a supporto di queste attività artigianali, ma per fare in modo che venga conservata la tradizione dando opportunità lavorative anche ai giovani, quindi vorremmo che ci fosse l'innovazione da parte dei giovani come opportunità lavorativa, preservando appunto quelle che sono le nostre antiche tradizioni. Quindi un lavoro che portiamo insieme naturalmente insieme al sindaco, tanti assessorati per fare in modo che ci sia questo lavoro trasversale che possa supportare questa nostra grande eccellenza. Il 15 aprile sarà la giornata nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere il lavoro dei maestri artigiani quali ambasciatori delle eccellenze nel mondo. Per tale occasione l'associazione Le Mani di Napoli promuove la manifestazione Napoli Crea per esaltare la tradizione artigianale che va dalla sartoria alle ceramiche, ai presepi, ai gioielli, coinvolgendo artigiani, istituzioni, imprenditori, accademici e studenti. C'è tutto un mondo dell'artigianato, un mondo che noi chiamiamo l'artigianato di immagine, perché riverbera il proprio prestigio anche sul paese che lo produce. Non dimentichiamo che l'artigianato vale il 15% del PIL, quindi con questo ho detto tutto. Io sono felice che finalmente, ecco, ci sia anche una ribalta nazionale, perché Napoli merita, perché Napoli dà linfa a tutto quello che dei prodotti d'eccellenza, di culto, all'abilità sartoriale, all'oreficeria, alle pelli. E quindi è giusto che ci prendiamo questo protagonismo finalmente, no?